Benvenuti in questa nuova, mi sono dimenticato di attivare la webcam. Benvenuti in questa nuova live. Allora, voi vedete Giorgio, ma tecnicamente non c'è. Con questo incantesimo, il Giorgio di Schrödinger che c'è non c'è. È Giorgio di Schrödinger, cioè voi lo vedete, ma potrebbe esserci come no. In realtà non c'è, esattamente. Ecco, funziona. Cioè, perché gli stai via il PC, lui è l'unico ospite che quando il PC gli muore, per StreamYard, per qualche magheggio del suo PC, è ancora lì per un po'. E quindi comunque no, c'è, vabbè, un po' di problemi. Succede anche a me ogni tanto durante le live che ci sono. Perché voi avete problemi voi. Cioè... Sì, no, questo è un altro discorso. Comunque, però... siamo qua. Oggi andiamo avanti con le maghettine. E abbiamo delle belle... Sì, non so se avete già visto le schede o meno. Ho dato un'occhiata e ce ne sono anche un paio che ne conosco tecnicamente. Ma ho giore... Sì, ma Shoujo Ore assolutamente, anche tecnicamente non Chef Kiss, ma Shoujo Sight, tipo... abbiamo cose belle, dobbiamo anche avere cose... Allora, belle. Oggi per l'ultima live, le schede sarebbero 14, Punk'Torn, secondo me sì, ne faremo due. Non credo che faremo tutte oggi, anche perché, come noti, sono già le 18:15 e Giorgio... Ma sì, sono 14, quindi mezz'ora è definito, dai. Sì, proprio. Come lui diceva che sono di mezz'ora solo su Madoka Magica e dobbiamo finirla oggi. Sì, no, infatti. Abbiamo un'anica da fare, non è neanche tutta sta roba, quindi... No, no, infatti, per carità, non dico niente riguardo, però insomma, sai... Così. Per cui, vabbè, oggi maghette... Cominceremo con Madoka Magica Manga e arriviamo dove arriviamo. Probabilmente servirà un'ultima live per finire gli anni 10, ma essendo che siamo nel 2024, in realtà ho controllato. Magari non adesso, però tra un po', confermo, tra un paio di mesi potremo farci una live sulle opere di inizio anni 2020. Ce ne sono. Scusami, mi ha discusso anche oggi pomeriggio in chat. Sì, ok, ma c'è Glitter Force. No, beh, allora non ho intenzione di tornare. A parte Glitter Force è vecchia. È vecchia, no? È 2014 Glitter Force. C'è Ilenia che sta cercando di sopravvivere. Dai, Giorgio, nel dubbio, siamo in diretta. Avevo immaginato. Okay. Dai, con quei gatti. Che succede con quei gatti che non vogliono farti far live? No, ma in realtà lui in questo momento, non so, sarà l'aura della magioco, della magia e tutto, solo quel è lui che si rigira e gode del fatto che si sta rigirando con le carezzine. Ah, ok. Bisogna tanto sentito un beluga, il mio gatto. Okay. Certo, ma loro devono farlo. Ma sì, sono giustificati. Loro hanno necessità. Sai chi non è giustificato? Non riesco a leggere l'autore del manga di Madoka Magica. Quindi... Sai chi non è giustificato? No. Quelli a cui piace Dragon Ball, che ha rotto il cazzo. Perfetto. Prima scheda di oggi, dopo questa, Madoka Magica, manga. L'anime l'abbiamo già trattato, ci rimaneva alla fine il discorso. E poi affrontare il manga. Visto che è l'opera preferita di Gianluca delle maghette, Gianluca tocca a te. Allora, in realtà Madoka Magica, il manga, se questo titolo qua, c'ho relativamente poco da dire, secondo me, cioè, tendono a standardizzarlo a uno stile magari più, appunto, da manga, alla fine, più mainstream, più generico, forse, in questo caso, più che manga, ma no, d'autore, ecco, questo intendo. Che, certo, in alcuni casi può essere carino sempre vedere personaggi familiari nello stile di qualcos'altro, però secondo me anche fa perdere un pochettino dal generale. Una cosa però interessante del filone, diciamo, del fumetto di Madoka Magica, che in realtà Madoka Magica c'ha, soprattutto nel formato manga, una caterva di spin-off, perché effettivamente a livello di serie forse ne hanno fatto soltanto una, da quello che mi ricordo, ma forse era sempre collegato a Madoka Magica, ma di manga mi ricordo che io per esempio avevo preso Kazumi Magica, che era sempre nello stesso universo di Madoka Magica, ma con altri personaggi, cioè ce ne sono molti che di nuovo ancora di più dà l'idea del successo che effettivamente Madoka Magica originale
abbia portato. Ecco, non mi piace che Kyubey è troppo così cute. Sì, no, guardami, non sembro letteralmente uno che sorride perché ho la faccia che ho perché l'ho copiata, perché pensavo che per esseri umani fosse la cosa più approcciabile. No, guarda, sono un gattino cucino picciò. E questo appare anche in altri di questi spin-off, appunto, del Madoka Universe. Io lo trovo interessante più che altro perché, allora, l'universo è interessante nel suo. Molto spesso abbiamo visto che magari riprendere opere nate come anime può avere successo o non averlo, portandolo in formato manga. Però allo stesso tempo trovo interessante che dicono, ok, magari il manga di Madoka Magica non va tutta sta roba, ma te, autore X, ti permetto di, appunto, fare queste altre storie, altre mini-storie, perché poi comunque durano di solito 4 volumi al massimo, qualcosa del genere, sempre nello stesso universo, per vedere come giochi, come non giochi, con le regole che abbiamo appunto posizionato in giro. Funziona bene? Ma secondo me funziona come quando ci sono quei brand che nascono come telefilm ma poi continuano in versione fumetto, sì, tipo sì. Buffy, Xena, queste sì. cose così, esatto. No? Che tu dici, ok, il brand funziona, non ci spendiamo più soldi per farci un prodotto animato o visivo, però il brand piace, quindi ha trovato la sua identità nella carta per il proseguo, no? Esattamente. Dell'espansione della storia. In questo caso è un successo effettivamente, perché vuol dire che il seme bene o male ha attecchito, perciò è uno di quei rari esempi in cui l'idea nascerà pure dall'animazione ma poi è sopravvissuta sulla carta. Mm-hmm. Guarda, adesso io ho tirato fuori una lista, sono 5 gli spin-off tecnicamente, perché è successo. C'è, allora, vabbè, Kazumi Magica, che è quello che vi ho detto, c'è Homura Revenge, che invece penso un what if, The Different Story, che è un altro what if, Oriko Magica, che è con un altro cast, e Tart Magica, che è un altro cast. Quindi comunque... No, dai, ha avuto successo, una roba sì, del genere, cioè, ha dato vita effettivamente a un franchise, quindi... Assolutamente, no. Che poi penso che abbiano anche magari fatto dei o visual o light novel anche in extra, quindi voglia. No. Però sì, io mi ricordo di Kazumi Magica perché aveva uno stile abbastanza carino nel suo, molto morbido, molto pulito, che l'avevo preso principalmente per quello. Però gli altri sì, sono un po' più... Cioè, ma è come per dire, sarebbe stato bello poter leggere, non lo so, un continuo di Violet Evergarden o sì. un proseguo di Kill la Kill, per dire, in versione proprio original manga, invece che la riproposizione del manga e basta, capito? Quindi... vuol dire che se per Madoka è andato avanti, vuol dire che il brand effettivamente ha fatturato, ma lo sappiamo perché action figure, pupazzi, pupazzetti, cioè non siamo stati diciamo affamati o lasciati, diciamo, appunto avere fame di questo, anzi il pubblico è stato nutrito e viene nutrito a sufficienza col assolutamente brand. Quello che ancora mi fa molto ridere è che nonostante il tutto quanto facciano anche, hanno fatto, se non mi sbaglio, a un certo punto un videogioco per cellulare di Madoka Magica, ma potrei sbagliarmi, perché in realtà fanno una caterva di crossover con giochi che non c'entrano quasi nulla. Ne hanno fatto uno con Disgaea, per dire. Sì, no, ma infatti, però comunque appunto, per quanto riguarda i manga stessi, è quello, è carino appunto, dici, ah, magari tra un film e l'altro, che è la cosa principale della storia, c'è tanto d'attesa, ma nel mezzo abbiamo appunto queste storie extra, che possono piacere o non piacere, ma per uno che può essere magari fan dell'opera, dice, ah, vabbè, magari non sono tutta una gemma, ma tornare sempre in quel mondo mi piace come idea, ecco. Che effettivamente è una cosa che mi sorprende che non ci sia più spesso in altre opere. Ce ne sono, perché ce ne sono in alcune opere, però capisco che magari è il mondo che deve prestarsi bene
Secondo me è anche il cast, cioè qui abbiamo un cast di maghette che sono tutte carine e pucciose, quindi se te ne piace una, virtualmente ti possono piacere tutte. Assolutamente, quindi... poi essendo che c'hai sempre quel non so che di Mao Shoujo con il twist dark, ma non capito. C'è, se mi sbaglio, l'unico personaggio che almeno in Kasumi c'è sempre è proprio Kyubei. Perché è il punto conduttore di tutto quanto, come giusto che sia. Capito, ci sono degli altri brand che magari hanno dei personaggi sicuramente anche con primari fighi, ma che non si presterebbero mai a una serie loro, esatto, o cose del genere. Esatto, esatto. Però sì, no, appunto, per proprio concludere, a livello di stile del manga questo qua, rimango, per quanto l'anime in alcuni punti possa sembrare un po' acerbino, queste proporzioni strane che devi abituartici un po', continuo a trovarlo un po' più interessante proprio perché è più d'autore rispetto a questo. Questo è un po' più standardizzato, ecco, però è comunque ok, è ok. Quindi passo la parola. Per curiosità, non lo sappiamo su che rivista è stato pubblicato il manga di Madoka? Non so, Dennis, se sei te, se no vado a ricercare. Allora, dovrei averlo segnato in realtà nella slide che vi ho mandato. Che vediamo. Controllo. No, controllo io. C'è Hobunsha. Una rivista che si chiama Hobunsha. Hanoke? No, allora. Hanoke è il disegnatore. Hobunsha. Guarda, è praticamente... Ma faccio il check direttamente dal volume. A questo punto sto prima. Sì, è una compagnia alla fine che ha fatto... È quello. No, confermo, perché poi tra l'altro sta scheda non l'ho fatta oggi, ma l'avevo fatta 1000 anni fa. Ah, ok. Sì, no. Non mi ricordava nemmeno. Comunque, Hobunsha è la casa editrice. Sto guardando, ma non ci sono molti titoli che... K-On! Okay. Manga Time Kirara Forward si chiama la rivista su cui è stato pubblicato Madoka Magica. Mai sentita una roba del genere? È lo stesso che hanno pubblicato Kasumi, anche Eoriko. Quindi sì, si sono proprio specializzati. Perché Magical Quartet dovrebbe essere quelli che... Se scrivete il titolo della rivista su internet e vedete le copertine, capite tutto. Dico ok. No, aspetta, ridimmi il nome della rivista. Aspetta, ecco qua. No, Obunsha è la casa editrice. Allora, la rivista si chiama Manga Time Kirara Forward. Ok. Kirara... Oh, è una rivista per maniaci, fondamentalmente. Aiuto. Abbiamo capito. Diciamo che pubblica determinate tipologie di storie con determinati casi. Sei sicuro che scommetto sia che, scommetto che è la rivista preferita dell'autore di Made in Abyss. Probabile. Sei sicuro che sia Forward? Perché io lo trovo su Karat. Quella magica. Karat. Sì, non è che cambi molto. No, non ho ancora cercato. Siamo più o meno sempre là. Diciamo il movimento... Vabbè, allora... secondo me sono diverse, comunque. Okay. Poi io... Sì, un'altra rivista, mi sa. Sì. Sì, è... Qua non riconosco nessun titolo. Mukika, com'era cara, hai detto? Karat. Kirara Karat. C-A-R-A-T. No, però questo non è Karat, cioè quindi finisce col K. Perché deve sembrare carino, di letteralmente è basato sul... deve farti abbassare la guardia. Quindi presumo che abbiano letteralmente... questo è il titolo della rivista dove è stata pubblicata il manga di Madoka, però quello non è Kara, perché finisce con K invece che con Ra. Il titolo, vedi? Allora, il manga... Vediamo se mi trova la rivista su... Se passo... Sono 5 pixel per 6, l'immagine che mi hai mandato. Non la trovo,
No, quello sì. Dicevo proprio... comunque di usano probabilmente lo stesso concetto per delle creature design per le mascotte alla fine. No, però insomma abbiamo capito che è una casa editrice che si è sicuramente specializzata in cast femminili, diciamo, di determinate età. Eccolo, ho trovato una copertina che c'ha un titolo più leggibile, che quindi è... però non c'è scritto Cara alla fine, ma c'è qualcosa col K, sarebbe... Ah no, è perché... Chirara Magica. Io trovo Chirara Magica, sì. Allora, Chirara Magica è un magazine dedicato a Puella Magi. Oh, okay. Madonna, figlie belle, poi stanno... Però... proprio. Cioè... Però sarà l'unica roba che gli vende. Cioè, sì, senso... capito? Cioè, capito? Dici, non ci ha avuto successo, c'ha un magazine suo, sta merda, capito? C'ha 30 volumi. Volevo dire, infatti, Madoka Magica come manga è stato serializzato su Kirara Karat. Poi c'è uno spin-off su Forward, perché hanno fatto Kazumi Magica e Suzune Magica. E poi c'è proprio il magazine di Madoka Magica. Allora, per la chat, perché ci stiamo indagando sulla rivista? Perché di solito la rivista ha una linea particolare, quindi sapendo la rivista capiamo certe cose che vediamo. Ragazzi, eccolo qua, Kirara Kara. Siamo addirittura peggio di Forward, praticamente. Oh, no, in che senso? Sì. Sì, comunque io passo la parola, quindi... Ok. Vabbè, una rivista Moe, basta. Cioè... È una rivista Moe, chiamiamola così. Sì, diciamola così. Dai. Evitiamo il ban in multiple piattaforme. Sì, lo stavo vedendo nel mentre. Se volete, chat, adesso vi copio incollo il nome della rivista, cercatevela, così vedete. Sì, esatto. Capite di cosa stiamo parlando. Che genere di lettori leggono Kirara Kara? Basta. È proprio una super cosa di nicchia, comunque. Cioè. Sì. Allora, su quell'altro formato... Scusate, perché mi si è bloccato tutto un momento e poi... Sì, no, ti sentiamo, ti sentiamo. Okay. Mi immagino Forward... i ditti che la comprano nei negozi, nelle librerie giapponesi, che se la fanno incartare, capito? Perché non deve vedere nessuno cosa stanno comprando. Su Forward ho giusto riconosciuto, tipo, c'era un slice of life che aveva fatto un po' di successo qualche anno fa, è tipo un horror che simile aveva fatto successo, tra tante virgolette, perché iniziava abbastanza da slice of life e dopo era invece un survival zombie, quindi sì, però per il resto sono proprio tutti titoli sconosciuti, quindi ci sta. Comunque, sconosciuti a noi nel giro, completamente sconosciuti nel giro degli amici dell'autore di No Punkthorn. No, aiuto, no, sassa. Quello non lo metto a schermo. No, comunque, no. C'è qualcos'altro da dire su Madoka Magica? Non so se voleva in linea. Ma io sinceramente, allora, lo stile non è brutto, però secondo me scioccava molto di più appunto una versione delle protagoniste quasi più bambine, perché lì proprio è un pugno allo stomaco, giustamente, cioè, per quanto la rivista che avevo detto prima, adesso ho dei flash incredibili, però cioè, comunque ovviamente più... No, torto di nuovo, mannaggia! Non finisce più questa agonia. Questa è una live abbastanza maledetta. L'altra. No, dicevo, comunque sembrano più grandi a livello di character proprio, cioè, mentre magari hanno la stessa età in entrambe le opere, cioè sia quella anime che quella manga, ma in quell'anime comunque appunto sembrano bambine molto piccoline alla fin fine. Fine elementare, inizi medie, stile Sakura, per dire, qui sembrano un po' più grandi, un po' più ragazzine, 12, 13 anni, 14, che poi vabbè, l'età nei character manga è sempre, fa molto ridere, Bleach, che sono 14 anni, sembrano dei 30 anni navigati, è un altro discorso, non parliamo di Battle Royale, ma... perché,
Lo stile in sé non mi dispiace, però mi cattura molto di più anche a me, sinceramente, l'anime, ma appunto per una questione proprio di pancia, proprio soggettiva. Cioè, vedere determinate scene con delle simili bambine, cioè, cavolo, se ti becca lo stomaco, e non c'è il classico, che le ragazzine, per carità divina, però ti sciocca un po' di più. E secondo me fa anche tanto il colore. Perché è proprio il contrasto molto pastelloso. È esatto, cioè proprio smontare completamente la figura di questa cosa colorata, vivace, tutto quanto, che in bianco e nero un po' perde, perché appunto il bianco e nero non ce l'ha questi giochi. Però insomma, cioè, comunque abbiamo visto molto di peggio, per carità. Nel suo anche funziona, però appunto non, cioè, sinceramente guardando le tavole senza la copertina e senza la mascotte, non dico che potrei confonderlo con qualcos'altro, ma poco via. Mentre è leggermente, sì, mentre l'anime è quello, cioè non lo puoi confondere con niente. No, ti dico, è molto più d'autore l'anime, è quello. Sì, sì. Ma penso anche che proprio essendo stato studiato e pensato, perché comunque si è visto da tutto quello che abbiamo parlato anche nella scorsa live, se la sono proprio studiata come opera. Quindi secondo me anche proprio la ricerca di quello stile lì particolare, così, così moe e tutto. Cioè, studiato per quello, per cui è difficile fare un qualcosa che sia simile, non uguale, che però abbia la poi stessa potenza. Poi era molto pensato anche per il, come si dice, il fatto dell'animazione, basta pensare tutto, sì, tutti i mostri in bricolage e sì, roba sì, del sì, genere, quindi... Che adesso, per esempio, mi ero ripreso il volume che ho di Kasumi Magica, e là c'è tipo il mostro, adesso non so come, quanto si vedrà perché è sfondo virtuale, infatti, solo un secondo che lo disattivo, impostazioni, sfondo virtuale, nessuno, cioè i mostri sono così, quindi... Sì, perdono... Perdono molto. Sì, sono in una casa di cura, gente, non ho la mia... Cioè il mio normale che non si carica neanche più. Ottimo. Ok, ottimo. Chissà come mai lo sfondo virtuale. I ninja della casa editrice di Kira Kira qualcosa mi continuano a buttare giù. Lo so, Giorgio, lo so. Bisogna stare attenti quando si parla del Giappone. Non sopportano che io gli dica la dura verità. No. Già. Beh, io non ho più nient'altro. E infatti, si è ma cazzo, basta, ragazzi. La quarta volta. Deve cambiare il computer. Deve cambiare il computer, non è possibile. Giorgio, ma è il PC che ti crasha continuamente? Adesso sono stato stupido io che ho cliccato tipo sull'icona per WhatsApp e quindi stavo sulla finestra. Cioè, perché guarda, dopo il quarto crash io avviavo instant una raccolta fondi per farti cambiare computer. Ma il computer funziona, solo che devo portarlo tipo dall'assistente. Sì, che poi il primo mostro è Similmantide, gli altri onestamente manco me li ricordo, perché li avevo presi tutti, perché di nuovo non era niente di che, ma ormai ero in ballo e dicevo vabbè, non sono tanti volumi. Sì, facciamo parlare a Giorgio prima che crashi di nuovo. sì, scusami. No, non ho niente da dire, lo stile è molto carino, una delle poche volte in cui è disegnato bene, pur essendo derivativo da un anime, cioè è perfettamente in linea con le produzioni moe, shoujo del periodo, e sembra fatto bene al di là di tutto, quindi no, carino, pulito, ben fatto, pensavo molto peggio. Ok, prossima scheda. Sì. Il bimbo di oggi. Yeah, Mao Shoujo Ore. E infatti l'ho messo in copertina della live perché, cioè... No. Allora, per dare la trama a chi non ha mai recuperato questo capolavoro assoluto... Ovvero io, perché ho solo visto clip. Praticamente, la protagonista è una ragazza. Incontra un tizio della Yakuza,
non vi darò troppo contesto del perché del per come iniziano a parlare questi due. Mm-hmm. Fatto sta che lui ha la madre che è una strega, praticamente. Mm-hmm. Okay. E lei finisce per trasformarsi nel bel ragazzone che vediamo. Ok, me lo devo guardare allora, mi stai dicendo. E a me fa, sì, a me fa stranire. Mi sono fatta la storia alternativa che, visto che il figlio la prendeva in giro, la ragazzina, la madre stendo strega, sì, adesso diventerà una ragazza magica per punizione. No, sono i tipi che diventano. A me, quindi fa morire, perché se uno si guarda la tavola centrale, mm-hmm. dice che mutande strane per un uomo. Sì. Esatto. Sì. Sì. È letteralmente è l'originale del. No, per cosa non hai capito? In che senso che mutande strane per un uomo? Perché di solito, cioè, se, come dire, sembra che i suoi testicoli siano un po' compressi lì dentro. Ah, risulta. Come se fosse. Ah, vabbè, perché c'è il tucking come le drag queen. No, più che altro perché è una ragazza che si è trasformata in quel momento in uomo e quindi c'è le mutandine. Ah, ok. Sì, ammetto che neanche io avevo capito. È molto compressa lì la situazione. E sì, perché io do per scontato che qua, giustamente quando ti trasformi il vestito si adatta a te, capito? Quindi perché se tu noti, infatti c'è la gonna che è altissima, ha la panza di fuori. Cioè sì, tu guarda com'è a sinistra e poi guarda com'è a te. È lo stesso abito. No, vabbè, fa ride, certo, è carinissimo. Sì, dai, esatto, è tipo Ranma, però più fottuto di testa. Cioè, e se non mi sbaglio c'è proprio il team anche qua di ragazze che tutti quanti si trasformano in sti maccioni con i muscoli. Quindi... Sì, poi nell'anime, nella versione anime l'ho messo, infatti, perché... Ecco, dai, bellissimo. È la rivista Comic Beat. Millennialist? Sì. Ok. Vabbè, dai, è bello. Cioè, è bella già solo l'idea. E, però devo dire sinceramente, ok, che probabilmente c'era anche problema di target e tutto, e l'avrei fatti letteralmente appunto ragazzi, solo ragazzi, secondo me. Però, vabbè, è una questione di gusti personali. Non so se ce n'è uno di... Sì. Forse anche sì. Sto però, pensando. Non so, mi intrigava un po' di più, però vabbè. Non è... Sono ragazze che diventano ragazzi. Comunque, cioè, che colorazione, posso dire, proprio fichissima che c'è quella copertina. Porca miseria! Quella, tra l'altro, non è la copertina del volume, è quella sotto. Perché nella copertina c'è lei nella stessa posa con lo scettro e tutto. Oh, e poi se tu togli la sovracoperta, hai la copertina. Anche quello è bellissimo come idea. Cioè, ci sta. Ha senso, lo sto fangirlando. Ecco, la vedo, sì. Per quello. No, comunque, cioè, è carino. È molto carino, a parte anche mi sembrano dei bei disegni, un bel tratto molto, molto sottile, molto pulito e... La rivista è Josei per la chat. Ok. È un autore o un'autrice? Itsuro Kawasaki. Mi dà un nome da uomo, Itsuro? Perché chiedo, perché essendo Giuseppe la rivista, di solito, cioè, mi sembra un tratto molto maschile questo del disegno, quindi... Non mi sono informato, cioè, non mi sono informato mai se è un uomo o una donna. Come si chiama il manga? Magical Girl Ore. Mao Shoujo. Ore! Ore! Ichokusen Mokon è l'autore, però forse uno pseudonimo. Oddio, sono puttana. Ore! Ore! Perché Ore è il maschile, no? Se non mi sbaglio. O meglio, quello che è più verso il maschile, come per dire Watashi, forse, credo. È tipo un sono io. Sì.
però mi sembra che più maschile che femminile o qualcosa del genere, dal poco che mi ricordo di giapponese, ammetto. Naturalmente non c'è un link Wikipedia dell'autore, quindi... No, io ce l'ho su Twitter, però non c'è scritto su uomo o donna, non c'è una foto a un... Sarà appunto... Perché molti poi sono... come si chiama? Si tengono l'anonimato anche, quindi ci sta. Sì, a maggior ragione se i pubblici sono in vista Giosei. Ichokuzen Mokon è proprio un nome finto, cioè proprio di Patak, un pen name, perciò questo sicuramente è un uomo. Mokon Ichokuzen. Ok, take it. Però è figo, dai. Sì. No, secondo me è carino, cioè carina l'idea, è carino anche come è realizzato. Cioè, è effettivamente molto bello anche il fatto che anche lui ci abbia una bella muscolatura evidente, perché il rischio poteva anche essere per certi stili che magari che fossero l'anatomia non troppo evidente, no? Invece secondo me con questo contrasto lo rende ancora più bello. Cioè, forse è piacevole da vedere, però anche interessante, insomma, ok? Sì, secondo me è un uomo l'autore. Sì, no, ho scoperto che ha fatto altri manga, tra cui anche Demi-chan wa Katari Tai, che non so come il titolo tradotto, che praticamente è di ragazze mostro. Aspetta, no, quello della scuola. Quello con i centauri, no, tipo? No, non quello con i centauri, no. È uno in cui i design sono molto più contenuti. Aspetta. Fa troppo ridere questa cosa che uno c'ha il panico, non vuole vedere determinate cose. Sì. Wow. No, perché... Era carino, era tra quelli più ok, però era tipo, l'insegnante e le studenti, quindi... Interviews with Monster Girls, se mi sbaglio, da quanto ho capito la traduzione. Comunque ha fatto altri manga che comunque scritti e disegnati da lei o lui, da loro, ecco. Disegni sempre carini comunque, a parte quest'ultimo un po' più contenuto. Gli altri sono, almeno dalle copertine che sto guardando, molto... adesso metto su WhatsApp, aspetta, che naturalmente ho trovato, è su Anime Click, quindi vengono come vengono i titoli, però comunque, cioè, nel suo si vede che sa colorare bene, ecco, assolutamente, è un bel tratto e tutto quanto. Poi c'è quell'altro, ma vabbè. Quell'altro. C'è quell'altro. Non succede nulla, se è successo qualcosa è successo nella tua testa, Gian. Vabbè, parliamo di sta roba, Gian. Chi se ne fotte delle robe che ha fatto? Allora, Mao Shoujo Re io lo trovo come premessa molto divertente, perché sa, chi mi conosce sa che io trovo i muscoli divertenti in generale, il muscolo tuo, dai mostri che si vedono poi nella scheda dopo ancora di più. Però, appunto, e penso che poi sia uno delle prime opere che abbia fatto questo del... vabbè, appunto, Ranma c'era, ma era in un contesto diverso. Qua è proprio il... diventiamo qualcosa di magico, ma che la nostra forza principale è la forza fisica. Adesso ci sono molte opere che fanno appunto... la battuta è che siamo nel mondo dei maghi, ma usiamo i pugni, così. Vabbè, no, ma perché questa si vede che è un'opera parodistica, Ranma invece sì, no, seria. No, assolutamente. Ma no, ma intendo, nel frangente delle opere parodistiche, questo è uno dei primi che ha fatto questo, ormai un archetipo, perché viene utilizzato abbastanza spesso, però allo stesso tempo ha uno stile che quando
serve, è molto dettagliato nel suo, perché comunque belle spessore di linee per far sì che esca bene le varie parti, le varie parti del corpo rispetto allo sfondo, nel senso non è tutto con lo stesso tratto e di conseguenza si perde nel generale. E in più, quando fa invece le scene un pochettino più comiche, anche questo io lo chiamo il mi sono dimenticato come si disegna stile, ovvero quando per fare le scenette comiche ci sono queste facce tutte storte, tutte schiacciate, che dici ah ok, è divertente perché vedi il disegno fatto bene vicino e sto coso vicino. In generale io lo trovo divertente, me lo cercherò di guardare, perché comunque c'è l'anime, spoiler, lo guardiamo tra un secondo, ne abbiamo già citato, comunque c'è l'anime, e cioè può essere carino come cosa. È anche vero che il problema di alcune opere che sono tipo, si basano tutti quanti su una singola battuta, che non è tipo ah è il mondo che è divertente, ma è ah sì, e se una ragazza magica diventasse un bisteccone invece che una ragazza magica, diciamo che rischia di dopo un paio di episodi, dopo un paio di tempo, di tipo overstay this welcome, diventa un po' stanco come battuta, diciamo, quindi sì, però cioè adesso, ok che non posso paragonare la qualità della storia dalla qualità del disegno, perché anche quello bisogna dire, però già la premessa della sì, sta qua, incontrano gli Yakuza, la madre della Yakuza è una strega, dice ah ok, dai, carino, può essere divertente anche in generale. Quindi sì, a livello di design mi piace che hanno mantenuto sti colori molto, che poi da quanto ho visto sono in due, no? I ragazzi magici, no? Quindi alla fine è il classico è quella in colori caldi, quella in colori freddi, però mi piace che abbiano mantenuto appunto una bella palette in generale, molto caramella, molto in contrasto invece con questa accentuazione muscolare, come diceva Elenia, del personaggio appunto, che è figo, è letteralmente il what if se uno che va in palestra da ogni giorno da anni decidesse di diventare una ragazza magica della serie, però con il twist che è una ragazza. Però se no, assolutamente, carino, niente da dire. Passa parola. Giorgio, penso. Ah, pensavo che toccava a me. No, il lei è ma scusate, ma lo stile è orrendo. Cioè, secondo me, è perfetto per il grottesco che l'opera vuole trasmettere, è perfetto, però lo trovo orripilante, proprio boh. Poi questo retino con le bolle che fluttua, che è proprio del Clip Studio, cioè del Manga Studio del 2005, proprio della prima di Manga Studio 3, proprio perché tu dici fia bella, non usi manco un software al passo coi tempi, magari proprio per accentuare il fatto della comicità, ma sicuramente non cioè, mi sorprenderei, insomma, mi piace il dinamismo delle tavole perché ce l'ha, è super dinamico, eccetera, però è tutto talmente, ripeto, gretto, non c'è, giustamente manca completamente. Ecco, c'è questa tendenza, appunto, in questo decennio, di prendere per il culo il genere proprio perché funziona più come parodia o come appunto assurdi, cioè portare agli estremi assurdi questo tipo di prodotto, appunto la violenza massima, unita alle bambine dolci, il fatto che diventano uomini, o fare proprio tipo Prince, non so che cosa, quello là, Prince Mao Shoujo, quello proprio con i ragazzi che sono tutti tipo principi, che okay, si trasformano con le maniche a sbuffo, eccetera, eccetera, cioè è un po' come di, vabbè, nessuno lo vuole più fare seriamente, vuol dire che è tutta una baracconata. Quindi sono prodotti carini, assolutamente carini, però io inizio già a non etichettarli più come Mao Shoujo, perché non hanno effettivamente quell'intento. Cioè in questo caso il Mao Shoujo è soltanto il pretesto, ma non si vuole parlare appunto di una storia di appunto combattimenti o di epicità. È un contesto per
creare incredulità o mettere in ridicolo i personaggi, quindi carinissimo, divertentissimo, però appunto questo è una parodia e non lo considero un mao shoujo, però è simpatico, cioè al di là di tutto è perfetto, ecco, lo stile è grottescamente perfetto per quello che vuole raccontare, perciò dai, bravissimi, bravissimo, insomma, bravissima l'autrice, l'autore, loro, insomma, che l'hanno creato, chiunque siano. L'entità. Esatto. Fu così che sono un gruppo tipo Clamp. No, no, e fu così che in realtà c'è un editore che va in una casa abbandonata da cui esce uno spettro che ogni tot porta le tavole finite e dopo rientra nella parete. Qualcosa del genere, me lo immagino. Tipo, ah, ok, lo pubblico, vado subito. È un'idea per una trama, hai mai visto il manga dove ci sta un autore fantasma nel vero senso della parola? Ti immagino un Ghost Rider, for real. Sì, capito, sono con lo pseudonimo. Versione anime. Che no, ma questo qua super muscoloso, sapete chi mi ricorda? L'avete mai visto? Sì. Excel Saga? Sì. Quello che fa Puccio. Sì, è vero, i Puccio. I Puccio. E poi mi hai ucciso. Sì. Con la faccia di Kenny il guerriero. Ah, ok, è quello Hail il palazzo, no? Excel Saga. Sì, okay, okay. Ho visto solo il primo episodio, porca vacca. No, vabbè, per chi ha fatto il liceo nel 2001-2003, MTV Anime Night, Excel Saga era la cosa più fuori di testa mai vista. Un manga assolutamente senza senso, senza capo né coda, che funzionava. Chi inizia per questo? Sempre Ilenio. Si fa per scusate. Parla dei muscoli. Ilenio. Io non riesco. Io stavo già ridendo da prima col manga. Io sto continuando a ridere. Non so. E, a parte che guardando il personaggio, quello in basso a destra, effettivamente hanno un po' più, hanno fatto lo stile con tanti manga shoujo che avevo visto. Uno era Bloody Rose, non mi ricordo, qualcosa con le rose, ma cioè personaggio identico proprio, disegnato proprio nello stesso modo, stesso stile. Boh, ma se una parodia anche ci sta, che ricopri un po'. No, ma non sto dicendo che stava copiando, solo che appunto, sì, cioè, sì, mentre lo stile di prima mi sembrava più appunto strano, cioè che mi faceva che mi faceva ridere, però era una cosa appunto a parte. Questo già, secondo me, hanno tentato di ricalcare un po', sì, per certi personaggi. E... non riesco, scusate. Perché sto guardando Dennis in questo momento, per quello mi è per quella. Ho trovato uno scherzo. Hanno tentato, secondo me, di ricalcare un po' più lo stile in certe cose, però si vede anche tanto che una parodia a parte, c'è cioè una ragazza che è troppo formosa per gli standard, secondo me, però vabbè, cioè non è semplicemente giusto per dire, ah, ecco, un'altra cosa che lo fa un po' uscire, no? L'editor di Ribbon non avrebbe approvato. No, esatto. Non mi sorprende questa info. Però, come dire, sì, va presa com'è, per un punto, per una parodia, cioè secondo me appunto quelle cose super divertenti, appunto per ridere, però sicuramente non è quelle cose che dici, ah, resterà nella storia, no? Fa ridere, te lo vuoi guardare assolutamente, però fine. Ecco. Vabbè, come quella in Tiger, non mi ricordo che, cioè, esatto, che tu dici, è fuori di testa, però vabbè, lascia il tempo che trova. Ma sì, 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 sì. Cioè, ripeto, nel suo comunque fa ridere, fa ridere anche i personaggi lì, sono un misto di inquietante bellissimo. Rimane più nella storia un so bad, so good, tipo Glitter Force, sì, rispetto a questo.
Sì, no, sì, io sì, me lo sì. ricordo ancora, ma Magical Girl Aurea ogni volta che No, si no, no, parla ma di intendevo, Magical. no, 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 intendevo dire che se uno si vuole fare due risate, ma vere, Sì. serie, si guarda Glitter Force, capito? Dici, vabbè, allora adesso ti Perché faccio ridere sul è una serio. risata Ma di perché tristezza, secondo sì. me deve essere una cosa, cioè deve essere una parodia o un qualcosa di trash involontario, secondo me, per quello Esatto, che si deve fa. prendere sul Perché serio, devi capito? essere Ci deve molto bravo a credere. scrivere, se no, Sì. effettivamente. Oltre ad essere Sì. molto bravo a scrivere, e avere anche molto idea di tutti i vari cliché del genere alla fine per fare una Sì, parodia. no, ma Tipo se, Guru Guru. dico quel retrogusto di comunque l'autore ci credeva veramente di aver fatto una cosa veramente figa, e quello secondo me è il segreto. Sì, no, assolutamente. Tipo, oh, ma come? In alcuni casi, e non so se lo tratteremo perché effettivamente è un po' più avanti, in alcuni casi Magical Girl Sight è più un so ben so good di questo ogni tanto, perché sei tipo, vabbè, ok, va Sì, bene. perché fa ridere in certi casi un po' anche l'ingenuità, no? Magari di uno che si appunto approccia alla cosa ma non lo conosce, e ti fa quell'effetto contrario che comunque ti fa sorridere, no? Perché vedi l'ingenuità non è fatto con malizia, ecco. Sì, oh, E ma come, la mia storia serissima non è piaciuta a nessuno, non hai capito che era tutta un'allegoria a... E poi sì, dici, dopo, ah, dopo vabbè, calma, perché ancora non vengo fraintesa. Sì, non è che per questo allora bisogna perculare ogni autore che ci crede e che no, dopo magari gli va male per quelle altre cose. Non è detto assolutamente. in quel senso, Ammetto però. che dopo che hai detto questo ho voglia di perculare ogni autore che ci crede, Ecco, appunto. quindi ti reputo direttamente responsabile. Certo. No, però dico, è carino, però. Non so, appunto, non è abbastanza, come dice Giorgio, non è abbastanza so bad, so good da. No, cioè, comunque è figo, mi diverte, però non lo so. Poi magari guardando gli episodi o È un leggendo il po' meglio. manga viene fuori che è molto figo, però questo. Di nuovo, visivamente una battuta, è una singola battuta del Sì. ah, se la mia ragazza diventasse un ragazzo muscoloso, avrebbe da combattere contro dei cosini Sì. muscolosi. E con one shot o un unico personaggio che compare una volta ogni tanto e poi va via in un'altra cosa, potrebbe funzionare, ma la stessa È tutto battuta così, sì. così. Tipo il vecchio Kita Kita in Guru Guru, no? Che dici che poi diventa il personaggio più iconico perché sto vecchietto che balla, però compare solo Esatto. in determinati momenti, tu ti ricordi solo lui perché appare solo in quel momento, dice quella cazzata e ti rimane dentro fondamentalmente. Esatto. Ci sta. Comunque, passi la parola. Sì, io non ho molto altro da aggiungere. Che non abbia già detto Elena, diciamo, allora sono disposto a dargli un'opportunità perché comunque lo guarderei che è abbastanza, oltre sopra le righe, che è molto tamarro, si vede che si prende poco sul serio in generale, però di nuovo effettivamente per vedere se una parodia è bella oltre un design bisogna effettivamente vedere il ritmo delle battute e tutto quanto, poi lo sappiamo per quanto magari non siamo il target giusto, la comicità giapponese e o colpisce o non colpisce alle volte. È molto difficile fare un qualcosa che sì, tutti quanti lo guardano e dicono: ah, oh, che divertente! No, 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 la comicità infatti è proprio della È cultura personale. d'appartenenza, sì, cioè. È personale ed è molto, poi essendo che si basa su altre cose rispetto alla comicità più occidentale, più giochi di parole, più tempi diversi proprio e cose Sì. così, quindi questo. Però sì, per carità, sono riusciti a diciamo, tradurre la comicità del manga, per quanto appunto. Quello che si può fare alla versione anime in un formato animato, per carità, guardandolo così anche screenshot X ci sono un paio che dice: ah, dai, carino, c'è cioè la scena a quanto pare sti qua letteralmente quando sconfigge dei nemici li fa diventare della carne macinata o qualcosa del genere, quindi dice: ah, ok, tutto censurato nell'anime, dice: ah, ok.
bisogna vedere se regge, è quello. E secondo me regge molto un episodio, perché un episodio lo guarda e dice, ah, carino. Però, di nuovo, adesso leggevo in chat che gli hanno dato solo una stagione. Non l'hanno... Ma perché, sai che c'è, è un po' lo stesso principio, adesso che lo guardo, tipo di One Punch Man, no? Pure One Punch Man parte con un intento perculatorio, parodistico, no? Lui che diventa super forte perché fa 100 di ogni cosa, però poi alla fine non è che c'ha... E allora lì fa ride perché lui poi si annoia, no? Con un pugno... Cioè, lì c'è stato un ricamarci intorno migliore, ci sono dei cattivi veri migliori, dei comprimari migliori. Qui il fatto che tutti sono assurdi e non soltanto il personaggio principale ha rovinato, rompe tutto. Oltre che penso che si concentri molto su quei tre personaggi, anzi quattro personaggi e fine, quindi anche quello. Capito? E di nuovo ogni tanto delle parodie, perché alla fine One Punch Man è una parodia anche quella dello shonen. Però fatta bene. Sì, è quello che è la difficoltà, è la qualità della scrittura, alla fine. Quindi sì, però vedremo, vi aggiornerò. Passo la parola. Devo far partire un dissing. In questo momento. Perché che guardando... non hanno i capezzoli, lo so, ma li ho dovuti censurare. Guardando Dennis, perché sennò... la qualità del disegno, soprattutto in questa scena in cui lei viene tenuta in braccio... Dico, però mi aspettavo di peggio dall'anime, visto che sembra un webtoon, che non so quanto sia un complimento, infatti, perché pare quella robaccia coreana fatta così per passare il tempo, con tutti gli sfondi preconfezionati, insomma, quello schifoso appiccica incolla, eccetera, eccetera, e quindi... Per essere una roba così strana, eccetera, eccetera, l'anime poteva essere peggio, però comunque sembra un webtoon, quindi non è un complimento. Che poi webtoon c'ha Helper, ma lasciamo. No, ma i webtoon c'hanno tre opere che si contano sulle dita, che sono fatte bene, il resto è spazzatura. Cioè, basta... Sì, webtoon e vedere che... Ma diciamo anche... che il livello di qualità è molto... Mi sono visto, perché non lo dico perché l'ho visto, me lo sono studiato il genere, ho visto anche i canali Twitter e YouTube degli artisti, degli autori, certi che fanno sti video che mi sono dovuto tagliare le mani per non scrivergli dei commenti sotto, guarda, della tua routine di lavoro non ce ne frega un cazzo perché non stai lavorando fondamentalmente, una roba, evita di condividere la tua routine di lavoro perché sono tutti modelli 3D ricalcati male e colorati con il secchiello, quindi proprio shame on you, e quindi è robaccia da webtoon. Leggetevi Helper comunque con due L, che quello merita. Guarda, è meglio Dragon Ball, quello cibi o quella schifezza che hanno appena fatto, quindi va bene così. Se dovete leggere roba brutta, leggete almeno roba brutta che prova a essere di qualità, e non ci riesce. Lo so, Dennis, perché fai quella faccia. Penso che non è discorso parlato bene di Daima, quindi figurati. Prossima scheda. No, non si vede. L'Indrovice Academia! Finalmente una roba fatta bene. Qua, Studio Trigger, si vede. Se qualcuno si azzarda a parlarne male, lo caccio. Ma no, ma è carino. Oltre che è proprio un anime che è storicamente è importante, secondo me. Perché, e correggetemi naturalmente se sbaglio, allora, a un certo punto avevano fatto un OVA, che era appunto l'episodio pilota, tra virgolette, ma era quasi pensato come se fosse un episodio autoconclusivo della storia stessa, e è stato effettivamente uno dei primi anime che, nonostante che sia appunto lo studio Trigger e tutto quanto, è stato sponsorizzato da Kickstarter, cioè sponsorizzato, c'è stato un progetto su Kickstarter per fare il resto dell'anime, che tecnicamente inizialmente doveva soltanto essere un altro episodio, e ha fatto abbastanza successo che ha attirato, mi sembra, Netflix, non sono sicuro, questo, però appunto sì, mi pare che sia prodotto da Netflix. Ma grazie all'inizio successo e dopo la campagna che ha funzionato bene su Kickstarter, effettivamente abbiamo la serie che abbiamo. Quindi, sì, no, assolutamente. No, Dio benedica Trigger.
Nietzsche. No, anche il guarda, gatto è d'accordo. Ecco, anche il gatto è d'accordo. No, Little Witch Academy in generale, è, per quanto, per carità, è un mau shoujo nel termine letterario del nome, ma non è che tipo da persona X si trasforma nella maghetta, è comunque, cioè, forse vabbè, uno... tipo Harry Potter. Harry sì. Potter, senza neanche il tipo. Dai, ma l'episodio che c'è una delle compagne, non mi ricordo il nome, che sogna, è qualcosa di meraviglioso. Sì, no, ma in generale sono tutti quanti molto belli, sì, sono tutti quanti i design molto belli, si riesce, e di nuovo, qua è la trigger in generale, lo sappiamo, perché lo sappiamo. Mm-hmm. Però, appunto... I design dei vari personaggi, tu li guardi e capisci subito che personaggio sono, perché guardi la protagonista, la vedi con questi begli occhioni tondeggianti, ma allo stesso tempo queste pupille molto rossastre, e ti va dall'idea del la protagonista, però ha molta anche passione in quello che fa negli occhi, proprio lo vede, ma forse ogni tanto la sua testa è un po' grande di quello che ci galleggia all'interno. Sta macrocefala. C'hai la tipa con i capelli viola, che non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo i nomi di nessuno, però comunque... Nemmeno io. E comunque mi ricordo quello che succede dentro, quello è l'importante. Che appunto ricordo solo Shiny Chariot. Shiny Chariot, se non mi sbaglio, è la maga, quella in bianco. Sì, quella più famosa di tutte. Sì, che tutti sì. La snobbano perché era troppo cinematografica, troppo teatrale come maga. Tanto Flash nei suoi incantesimi è tipo, che schifo, sa qua che fa spettacolo. Però no, appunto, quella con i capelli viola ti dà subito l'idea dell'invece la strega classica. Più quella che vive nelle paludi e con il calderone, che appunto, e infatti è quella che è un po' più, tra virgolette, creepy, tra tante virgolette creepy, perché nonostante che appunto sia così all'occhio nascosto, molto pendente a livello di capelli e di faccia, è anche molto tondeggiante, capisci che non è un personaggio negativo, è più, è letteralmente è la goth della scuola, è quella che se ne sta per conto suo, che parla in modo strano, però comunque una persona come gli altri, quella con i capelli arancioni. Anche lei è un essere umano, cioè, esatto. Anche tu sei una persona come le altre, cara. E quella con i capelli rossi invece ha occhialoni talmente grandi che appunto non riesce a capire se ha gli occhi grandi o se semplicemente questo il suo aspetto da intellettuale nasconde tutto quanto a parte le pupille, quindi è molto carino dei disegni. Questo, e anche non si vedono qua, ma le altri personaggi che sono nella scuola, quella che costruisce, quella invece che mangia costantemente, ma allo stesso tempo è sempre molto calma, sempre sa cosa fare, cose del genere, li capisci subito, ecco, la rivale, poi ancora di più la snobbina, esatto. Con le comprimarie che, per quanto hanno tratti più pungenti, quindi capisci che sono più così negative, allo stesso tempo non hanno quasi nulla di personale, ti danno letteralmente l'idea delle spalle dell'antagonista, ma che senza l'antagonista non sono nulla, tra virgolette. E poi i mostri in generale, come li hanno fatti, i design, le proporzioni. Mi ricordo il drago rosso, se non mi sbaglio, del primo episodio, cioè l'episodio, proprio intendo il primo che avevano fatto, bellissimi, cioè molto molto effettivamente quasi un misto tra un onirico e un mascottoso alla fine, che capisci se magari c'è qualcuno in questo mondo che è fanatico di quei mostri, guardandolo dici capisci perché ci saranno di sicuro peluche di draghi rossi, ci saranno il fermagli degli Willow Wisp del dungeon e cose così. È molto bello, molto bello, e poi di nuovo si vede subito che è un prodotto nato per l'animazione,
quindi ha queste proporzioni che magari in un manga funzionerebbero meno, dopo guardiamo il manga, però comunque, però di nuovo sposano molto lo stile di animazione della Trigger, questo molto quasi cartunesco, poi erano nella fase di Inferno Cop, quando è uscito Little Witch Academia, quindi abbiamo scoperto il PNG e il spostare l'immagine con i vettori, quindi effettivamente sfruttano molto quello stile di animazione e con queste anatomie, con questo stile, si sposa molto, perché comunque si sposa molto. E secondo me, se non l'avete mai visto, indifferente se vi piace le Mao Shoujo o meno, perché io, per quanto capisco perché qua, assolutamente. In generale lo prenderei più come un fantasy, in generale, slice of life quasi. Però in generale guardatevelo, perché non merita di più, onestamente. Se non l'avete visto, vergognatevi. C'è solo questo per... Non è vero, perché se non l'avete visto e avete voglia di aggiornarvi... No, esatto, Giorgio, non dire che devono vergognarsi. Cioè, se le persone che stanno guardando questa live hanno solo visto Dragon Ball fino adesso, è perché nessuno gli ha dato degli input. Allora, superiori. Se fosse solo quello, io non lo adesso so. Adesso che mi stiamo chiamo subito l'ambulanza per un ricovero, appunto, un TSO. Oggi Giorgio è spicy. Oggi è un fire. Ma infatti, Pantone, un po' di amore, riscatta una live in cui blasto tutto, cioè riscattate questa cazzo di live. Recuperatevi. Una live in cui mettiamo... Seven Deadly Sin, Hunter Hunter e anche oggi l'abbiamo citato Pokémon. Ci mettiamo Power of God coreano, poi un po' di webtoon, Solo Leveling. Oh Gesù. Ecco, ho visto del coro critico. Io mi ricordo Giorgio che era impazzito, che c'era il coccodrillo di Tower of God che aveva come stemma della casata. Oh Gesù, te prego. Passo la parola. Perché devo tornare a soffrire? L'avevo dimenticato. Era rimosso dai miei pensieri, grazie. Intorno, usa i tuoi punti per bene, non usarli per il male. No, allora che dire, è carinissimo, c'è poco da dire, proprio carinissimo come opera, è fatto stra bene e ti lascia anche un bel senso, posso dire che ti lascia una bella sensazione quando finisci di guardarlo, che manca un po' ultimamente, basta questa la qualità, atmosfera, la qualità, la qualità. Le coupe sono così carine e pucciose. No, devo dire che un po' mi ha fatto sorridere, perché ci ho visto anche tanti tanti riferimenti a Soul Eater nei character, anche il punto dell'episodio del sogno, i mostri, e ho detto non so. Sai, se ci hanno fatto una citazione o non so, che tanto bello. Se una citazione, ma secondo me viaggiano sulla stessa strada più che altro. E quel rendere divertente un archetipo di storia che magari è appunto la scuola, in questo caso i maghi, ma proprio intendo a livello di design, perché anche lì ci sono le streghe. E usano proprio la stessa idea, che alla fin fine è una delle più classiche, cioè prendo gli animali che sono associati alle streghe, quindi i topi, i rospi, i gatti, i serpenti, eccetera, eccetera, e ci costruisco letteralmente sopra il mio personaggio, in modo tale che anche, in modo tale che anche soltanto inconsciamente te lo ricorda. Assolutamente, sì. Magari sì. Funziona veramente un sacco. Appunto mi si è stretto il cuore, cioè, che ho detto oh mio Dio, questa cosa mi ricorda personaggio X di Soul Eater, però in maniera pucciosa e carina, no? Quindi è bellissimo. Vabbè, che Studio Trigger è una garanzia, c'è poco da dire. Comunque hanno sempre questo stile sempre fresco, dinamico, proprio bello, cioè, ok, ovviamente è loro, grazie al piffero, però non è scontato riuscire sempre a beccare soprattutto anche i character, che ogni personaggio è incredibile, cioè ce ne sono un sacco, cioè non c'è uno che si assomiglia a un altro.
nonostante appunto che bravi in quello effettivamente, sì, ma soprattutto e non sfruttando dei, dei capelli super colorati o delle acconciature alla Yu-Gi-Oh, per dire, che gli dici grazie al cavolo sono tutti diversi, cerca il protagonista. Esatto. E quindi sì, ok, ovviamente sono capelli un po' più eccentrici, però ci sta, dà ancora meglio l'idea del personaggio in sé, però non è quel stravolgimento incredibile di altre opere, quindi sanno sempre dosare con grazia quando eccedere e quando trattenersi. È una grande cosa, secondo me, soprattutto nel design, perché il rischio di andare troppo oltre è un attimo, e di trattenersi troppo, fare le cose monocordi, e anche da quella, trovare il giusto connubio per varie cose è un vanto incredibile, secondo me. E sono carine, sono carine. Sto fangirlando perché sono troppo carine. Me lo ricorderei volentieri, effettivamente. Sì, sì, sì. È proprio carino. Mm-hmm. Poi anche il fatto che gli hanno fatto la mantellina col cappuccio, però con il cappello da strega, però con la bacchetta con il nodo che ricorda un po' dei nodi come si annodavano le cinture nel Medioevo, cioè non so se l'hanno fatto effettivamente, però cioè se l'hanno ricercato effettivamente per quello, però cioè, sono quelle piccole chicche, quei piccoli dettagli che rendono particolare e riconoscibile un design. Mm-hmm. C'è la parola. Allora, ragazzi, per chi è all'ascolto, chi lo sarà in una eventuale live ricaricata, questo è un prodotto di qualità che vale la pena di essere visto, visionato, consumato, metabolizzato e amato. La storia ha un senso, il cast ha un senso e soprattutto c'è un character design degno di questo nome, dove tutti i personaggi hanno un'ispirazione, hanno un gusto, una direzione, un'intenzione, un'intensità diversi. Ad esempio, come dicevamo, Mortilla, come cazzo si chiama quella violetta, è fantastica. Perché controllo la wiki, ho capito. Ma sì, tanto ci siamo capiti, mercoledì Addams là. Perché ricorda effettivamente un po' le opere, un po' sempre di Tezuka, un po' c'ha cioè uno stile un leggermente tezukiano. E la faccia tipo, molto. Come si chiama? Superboy? No, si chiama. No, come si chiama? Susi? No, ma come si chiamava? Astro Boy. Ha un po' quello stile, cioè, alla Principessa Zaffiro, all'Astro Boy, o per esempio ricorda tantissimo quegli anime degli anni 70, tipo il Mago Pancione, queste cose qui. C'è un omaggio costante e perenne, questa è una lettera d'amore da Trigger a tantissimi elementi che sono appunto Sailor Moon, e quindi tutti i veri Mao Shoujo, appunto ad Harry Potter, quindi al fantasy scolastico fatto di un certo tipo, ai giochi di ruolo, quindi agli RPG giapponesi effettivamente, perché ha tante i dungeon, anche gli RPG tecnicamente da tavola un pochettino, sì, 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 ha tantissime caratteristiche, mi stavo strozzando, ha tantissime caratteristiche di omaggio, no? Cioè è veramente fatto bene, ma al di là proprio dei character che sono effettivamente le tre ragazze, c'è la protagonista che è la ragazza, è particolare ed unica a modo suo, però è molto relatable, è molto riconoscibile, è molto comune, no? C'è un'effettiva possibilità di transferring che il pubblico può fare su di lei, a parte perché lei non ha poteri, un po' tipo coso, tipo Deku di My Hero Academia all'inizio, okay. Quindi veramente a tutti i crismi della storia effettivamente di crescita, anche dello shonen manga sotto certi versi, no? Il sogno impossibile, perché di base la protagonista non ha proprio le caratteristiche, le carte giuste per farcela, quindi darle questo look nel character design molto tondo e carino, morbido, ma normale, lei è una ragazzina normale, giapponese normale, c'ha una capigliatura normalissima, che mentre tutte le... Non usa la magia, non riesce a usare... Lei non ce l'ha la magia, lei è una di quelle che la magia non ce l'ha e quindi non può... applicare, cioè non può fare richiesta per essere ammessa all'Accademia Magica, lei ci va lo stesso, cioè perché lei ha deciso che poi, vabbè, non posso fare spoiler, ma la gente, sì, no. Lei in realtà ce l'ha, ma si sa all'inizio della cosa, la perde dopo, cioè la perde da piccola,
Quindi è fantastico. Poi abbiamo appunto il design di Shiny Chariot, è stupendo, perché appunto abbiamo questo contrasto tra l'azzurro e il bianco e il giallo del suo costume, con questi capelli rossi, queste linee. Cioè, la cosa stupenda di questo, del design di Shiny Chariot, ma in generale di tutti i design di Little Witch Academia, è questa alternanza tra linee taglienti, forme taglienti e forme curve morbide. Cioè, quasi tutte le onde, le curve, terminano in delle punte. Quindi il dinamismo, l'occhio, a livello di costruzione dell'immagine, scivola proprio sui character. Cioè, sono proprio modellati per far sì che l'occhio li legga, a parte con molta facilità, ma poi velocemente. Cioè, guardate per esempio appunto, sempre di Susi, la scena in basso dove hanno questo sguardo, no, allibito. Guardate che bella proprio la curvatura del capello, che ti fa scendere proprio l'occhio là sotto, e anche la cadenza appunto dei suoi occhi, cioè ti guida proprio lì. È proprio bello, è proprio divertente, è proprio uno stile ben costruito. È stiloso e gli anni stiloso e giocoso allo stesso tempo, in una maniera veramente da maestri. Ma i character design di Studio Trigger l'abbiamo visto con Gurren Lagann, l'abbiamo visto con Kill la Kill, con Painty e Stalking, se lo vedremo. Tutto. Cioè, Trigger è veramente un seal of quality, praticamente. Cioè, sì. Anche le shit postate che fanno ogni tanto, perché è Inferno Cop e quell'altro, dici: ah, ok, però i design sono carini. Ma magari possono esserci, sì, delle carenze diciamo magari nella idea di storia, eccetera, però il design, i visual cioè proprio te li servono proprio sempre. Cioè, tu sei sempre soddisfatto visivamente parlando, proprio dalla gestione dei colori, dalle palette, dagli effetti luminosi. È una produzione veramente di altissimo livello, che ci mancano queste produzioni. Cioè, io non vorrei che queste produzioni fossero l'eccezione, dovrebbero essere lo standard, cioè ce ne vorrebbero di più. E invece è vero che c'è Dragon Ball, purtroppo. Cioè, invece di fare nuove serie, continuiamo giustamente ad accanirsi proprio chirurgicamente, no? Cioè, questo accanimento terapeutico su sta povera IP che è Dragon Ball, che ormai non ha più nulla da dire, non ha più nulla da dare, ha proprio esaurito tutta la sua linfa vitale, cioè, veramente. E invece ce la dobbiamo cuccare un giorno sì e l'altro pure, in edizioni di riedizioni, di ristampe, il reboot, il remake fatto con i cibi, e sti cazzi. Invece questa roba, che è oro, che è preziosa, che è meravigliosa, è rara. Ma dimmi te se uno poi non si deve incazzare. È anche vero che magari la Trigger di solito prende meno progetti, li fa molto più di rado rispetto a altre case di animazione. Ma va benissimo, però mi fa incazzare il fatto che Trigger, capito, è unica, eccetera, eccetera, quando invece per un tempo c'erano molti più anime di un certo livello, di un certo spessore. È vero che è un po' un discorso da ai miei tempi si stava meglio. Però Master Mosquito, Cowboy Bebop, appunto Evangelion, Wolf Rain, oddio, non mi ricordo quello del tipo del Antaro. Nel mondo... Antaro. A modo suo pure Antaro c'aveva più dignità, almeno. Non cioè, me lo ricordo, come ammetto lo scelto. A modo suo anche Antaro è diventato leggendario. Cioè, voglio dire, questi progetti hanno spessore e ci mancano. E Trigger, a livello di character design, di costruzione dei personaggi, di shape, di forme, di linee, non sbaglia mai. Quindi veramente 10 across the board per Little Witch Academia. Little Witch Academia è più che altro un Little Win Academia, vai. Little, ma manco tanto Little come Win, direi proprio Big Win Academia. Beh, loro possono fare l'Accademia di come si fanno le cose fatte bene il prossimo anime. Va, ecco. Va che caruccio pure il manga. Ma guarda che il manga sono riusciti bene a trasporlo, seppur c'è una scelta di stile Ultra diverso. Jump. Ultra, quindi collegato alla Shonen Jump? Sì.
cioè è di Shueisha. Ricordiamoci che è, Ultra è sta un'altra per... rivista di Shueisha. Okay. Ultra Quality Jump. Non sono sicurissimo di ciò, ma sì. No, appunto, comunque, sono riusciti nel suo... è diverso, perché anche guardi, se lo guardi effettivamente a livello proporzionale, diciamo è più strutturato nel senso meno cartoon, ecco, di Little Witch Academia. Però effettivamente sono riusciti a trovare un disegnatore o disegnatrice, non ne ho idea, con uno stile che si associa bene, molto pulito, con questi appunto pochi tratti riesce a replicare bene lo stile, che poi da quanto vedo è proprio una trasposizione 1-1, no? della storia, non è tipo una storia a parte. Mai letto il manga, sincero. Ok. Da quel poco che vedo, forse, appunto, potrebbe essere una trasposizione 1-1, perché appunto la vedo che esce fuori dopo aver visto la carta della maga, quello che lo shaker, c'è la testa che rimbalza, mi ricordo la scena che era molto alla Inferno Cop come animazione, quindi sì. No, carino perché sono riusciti in alcuni... location farle belle dettagliate, ma per il resto anche se meno dettagliato la, diciamo, i tratti del nero pieno e dei rettini molto molto nitidi, nel senso non messi in sfocatura, messi proprio basta, funziona bene. Non è che ci sia molto altro da dire oltre a questo, perché tutto quello che c'era da dire di Little Witch si è detto prima, però diciamo che come trasposizione è meno peggio di tante altre che abbiamo visto in precedenza, quindi assolutamente io non ho null'altro da dire. Ma io sinceramente, vabbè, l'anime funziona tantissimo, e in realtà anche questo secondo me funziona un sacco, e concordo, il nero pieno rende quasi tutto un po' più elegante, cioè è molto leggibile. Senza nero troppo... pieno suprema, sì. No, però con certi stili secondo me non funziona. Aiuta molto il fatto che, essendo un tratto molto semplice, molto essenziale, ovviamente il nero pieno lo rende molto più duttile dal punto di vista visivo, cioè dove vedo bianco riesco a identificare, dove vedo nero riesco a identificare. Con uno stile più complesso sarebbe stato un'arma a doppio taglio, perché bisogna essere veramente bravi per riuscire a fare qualcosa in uno stile magari un po' più realistico, oltre che secondo me non sarebbe sposato bene come trasposizione. No, questo funziona un sacco, funziona benissimo così, e il mio animo da bambina mi avrebbe voglia di se lo prende e lo colora. Beh, sì, è molto, cioè, è talmente pulito che ti dà, sì, esatto, quella cosa da libro da colorare, sì. Capisco. Io non lo fate, per l'amor del cielo non lo fate. No, allora, Pokémon Adventure. Se lo volete fare, invece di comprarvi i libri dei mandala da colorare, potreste comprare due copie di un manga, quindi una va, tenete linda e pinta, e questa va a colorate se vi rilassa. Cioè, fate un esercizio di colorazione, e anche voi potete diventare il colorista. Prendete, ho scannerizzato, fate la foto e poi stampate. Anche, certo, per stampate lì. Immagine, certo. Esatto, tanto siamo in tanti coloristi migliori d'Italia. Quindi siamo tutti. Siamo tutti. Io sono colorista migliore d'Italia. Io sono colorista. Esatto. Okay. No, comunque devo dire che bella la pulizia, bella la modulazione del tratto. Proprio carino, proprio bello. Sì. Effettivamente, c'è... Cioè, non mi vedrei un altro stile in bianco e nero... Di quest'opera qui, cioè qualsiasi altra cosa che mi venga in mente stonerebbe. Cioè, anche ma infatti era brutto, per esempio, te lo ricordi, l'adattamento manga di Kill la Kill? Non rispettava per niente la linea, il tratto super tagliente dell'anime, era tutto pascioccoso, morbidoso, era proprio scioggio, fra virgolette, ma che si prestava malissimo a quel tipo di media e di opera. Mm-hmm. Un po' così, sì. Sì, sì.
No, in questo caso è bello perché cioè, l'autore, autrice, non so, ha proprio carpito l'anima dell'opera ed è riuscita o riuscita a trasportarlo nella maniera migliore, secondo me. Proprio chapeau. Sì. Chapeau, vabbè. Veramente. Ma su Ultra Jump. Sì. Passi la parola. Io concordo, della serie è delizioso, è uguale diverso, quindi secondo me dà proprio un altro livello di lettura, a livello di design, di grafica, cioè grazie al cielo non hanno veramente assunto la prima scappata di casa che faceva da assistente a un altro mangaka per farle fare un'ennesima trasposizione di merda da anime a manga, quindi meno male che hanno preso qualcuno che a quanto pare sa disegnare, è capace... Finalmente lo sa fare, tant'è che io manco me lo ricordavo che era così cute, perciò apprezzo moltissimo, apprezzo il fatto che sono rimasti poi sulla grafica da anime, nel senso appunto di questa grandissima leggibilità, cioè quindi il retino c'è, il manga è manga, però è fatto in funzione dello spirito animato dell'opera, e non ci sono stati aggiunti tratteggi a buffo o, come dicevamo con Ilenia, i particolati ambientali nell'aria e cose del genere, quindi è molto classico proprio nel termine di manga, tant'è che mi ricorda tanto lo stile di Coso, come cazzo si chiama, vabbè, l'autore di Keroro. Ah, ok, l'autore di Keroro. Aspetta, ce l'ho qua. Mine Yoshizuki, esatto, perché l'ho tirato fuori per tirare fuori Kazumi Magica, perché così morbido, così tondeggiante, cioè mi ricorda tantissimo lo stile di lui, capito? Che poi tra l'altro è lo stile che io preferisco in assoluto, infatti Keroro è uno dei miei anime preferiti, insieme appunto a Little Witch Academia, che è uno dei miei anime preferiti. A me non piacciono gli anime, manga, Keroro. Capito che carino, cioè io mi il cartone animato di Keroro l'ho letto, il contrario. Ecco, è stupendo, è meraviglioso, e quindi ecco, peccato che Star Comics non l'abbia portato fino alla fine, praticamente, perché vabbè, e niente, cioè, sono molto molto contento di questa trasposizione animata, che si vede che però gioca leggermente un po' più sul chibi, più sul deformed, mentre in Little Witch Academia l'anime si rimane un po' più sulle proporzioni realistiche, o comunque più slanciate, più longilinee. Qui è tutto molto, molto giocattoloso, molto bambinesco. Ecco, dico una cosa, ma sarebbe stato bellissimo se il manga di Doremi fosse stato fatto così? Sì, no, effettivamente. Invece che quella porcata... allucinante, erano tempi diversi ed era una condizione anche secondo me diversa tutto, e dico, mi ricorda un po' questo è lo stesso trattamento che per esempio fanno per il manga di Pretty Cure, che è praticamente molto simile nel tratto, nello spessore, nella costruzione, sempre molto appunto aderente a quella che è la versione animata, e quindi non ci perde effettivamente sotto forma di manga, ma proprio perché non ti dà una lettura nuova, ma semplicemente ti dà un more of the same su carta, e quindi bello, bello, adoro, anzi, le dirò, quasi quasi, mo recupero. Addirittura. Sì. Ci sta. Prossima scheda. Che cos'è? Daybreak. Daybreak Illusion del 2013. Questo però è simpatico perché sa molto di Disgaea. Disgaea. No, dai, però lo stile è quello di quel tipo di immaginario. Sì, ricordo anche Odin Sphere come proporzioni di... Sì, capito, adesso calmiamoci tutti quanti qua, ho detto le proporzioni, mi ho detto i calci. Adesso calmiamoci ancora di più. Però è molto videogioco, capito? No, è molto videoludico. Mi ricorda un paio di giochi tipo di PlayStation Vita, PSP, di quei tempi che uscivano tipo in depth. Devono avere un bel colore, perché così mettiamo un paio di personaggi in copertina e o ti viene il cancro agli occhi o ti giri verso di noi. Quindi le cose, sì. Diciamo sì, tipo Lord of Magna per Nintendo 3DS. Tipo, sì.
aspetta, che altro? Demon Gaze. Sì. No, ma effettivamente, sì. Però non tocca a me. Vai, Lidia. E allora, effettivamente mi è un po' strano perché appunto lo ricollego molto più appunto a un videogioco che non a un'opera anime. Non so perché, ok che no, sono altri tempi ovviamente, ma mi ricorda appunto il livello di dettaglio quasi, non così tanto, molto meno, ma di Genshin Impact per dire, no? Con questi design super carichi, super pieni, a parte la, penso, protagonista. Per quanto c'è la versione trasformata, se vedi che è un pochettino più sì, ok, però è comunque molto più semplice rispetto a tutte le altre intorno e devo dire, scusate, spero che non si senta, non sento niente. Devo dire che, allora, mi intriga e non mi intriga al tempo stesso. È una cosa un po' strana. Siamo in perché, due, in realtà. Perché da una parte comunque, cioè, i design sono comunque carini, eccessivi, appunto, per questo non riesco a incasellarli troppo nel target anime barra anche manga, se c'è la trasposizione manga. Però... cioè, mi attirano e non mi attirano. Non so se tranquilla, i gatti attirano ancora di più. No, però nel loro, cioè, comunque ha uno stile molto carino. Cioè, per dire, le due ragazze in basso a sinistra sono veramente carine, sono veramente graziose. Mi piacciono molto di più, per esempio, loro due che non le due Lolita sopra, per dire. Non so perché, è lo stesso stile, però sono più... Scusate. Tranquilla, Elenia, vai, non è un problema, è il bello della diretta. Sì. Io non capisco cosa sta succedendo. Cioè, niente. No, si sente leggermente i vicini. Posso dire, Elenia, io sto capendo quale sia il problema. Cioè, Elenia ci finisce contro il nulla per me. Cioè. Io sento bene. No, ma pure io sento un vociare, ma non si capisce niente. Non è che dà fastidio. Quindi... Ci sono quelli che tagliano l'erba davanti a casa mia d'estate, quindi dà meno fastidio. Ok. Ecco, forse c'è ho identificato una cosa che un po' mi stride. Cioè, il personaggio femminile, appunto quei due che citavo prima, sembrano comunque una versione adulta, ma un po' cibizzata per, appunto, come ci ricordano, no, i personaggi dei videogiochi. Secondo me un po' stridono forse con la bambina, perché la bambina è una bambina con le proporzioni normali. Non è abbastanza sproporzionata per stare con gli adulti sproporzionati, non so come dire, mi stanno stridendo i due tipi di proporzioni, forse è quello, non lo so, perché sembrano delle versioni deforme, decibi di personaggi adulti, oppure no, capito? Cioè, Capito, ma è proprio che giustamente come dici tu, no? Tu stai proprio, prendo la tua descrizione per dire questo stile, per come l'hai descritto tu, appunto è quel tipo di stile che o ti piace o lo odi fondamentalmente, proprio perché c'è quel feticismo che scatta per i motivi che tu hai appena sottolineato, che ai giapponesi sappiamo piace tanto, a noi giustamente ci fa dire... cioè, nani, cioè, capito? E perciò ti capisco perfettamente, sì. Cioè, proprio quella roba del o dici, ah sì, che bello, it's my shit, o... Sì, più che altro, secondo me, appunto, stridono un po', appunto, la bambina che ha una proporzione normale e gli adulti che sono un po'... è quello. Poi scopriamo che c'hanno 10 anni tutte quante. Però a parte questa cosa, comunque, cioè, le idee mi sembrano comunque anche carine nel loro... Cioè, sono un po' eccessive come design, però non vedo niente di troppo osceno, troppo tragico. Però, ripeto, ho un grosso punto di domanda mentre lo guardo. Cioè, è quel senso di mi attrae e mi repelle allo stesso tempo. Non so, è tipo conflittuale.
Poi non so se ti amo o se ti odio. Esatto, esatto. Adesso il gatto muto è confuso. Che il gatto dice, non lo so nemmeno io se mi piace. Esatto. Waffle, basta, passo la parola. Allora, io sto guardando effettivamente perché... Ah, quello che ha detto Elenia, che è molto videogiocoso, effettivamente non è da ignorare, oltre per il fatto che il manga, che di nuovo, per carità, non è l'unica cosa che fanno, quindi magari questo, però il manga è pubblicato dalla Square Enix. E quindi dici ci poteva essere nei piani solo, l'idea di... È solo che... Allora, videogioco non ce n'è. Però stavo cercando principalmente se magari o il creatore o quello che l'ha illustrato aveva fatto magari qualcosa di videogioco. Sai cos'è che mi ricordano molto? Quei tipo un titolo da DS. Sì, guarda, Lord of Magna sembra. Lord of Magna, ma in realtà ce ne sono stati una caterva che avevano proprio questo stile un po' quegli harem, capito? Super. Infatti, Conception, roba del genere. Sono quegli harem che strizzavano l'occhio allo stile degli anni 2000, no? Quando invece stavamo proprio sulla coda. Quindi era quella specie di revival in chiave moderna dello stile del 2000, però in salsa harem, madonna, ragazzi. Sì, perché effettivamente me lo vedo abbastanza tipo, sì, un RPG a turni o un mezzo action con i quattro personaggi, te li cambi, ognuno con il proprio elemento, roba così. Forse sto giocando troppo a Metaphor e Fantasy, ma questo è un altro discorso. Però, appunto... No, secondo me è così, sì. C'ha quel non so che mi verrebbe da cercare se è l'illustratore, appunto, perché hanno... Allora... Da quanto ho capito, c'è l'anime, c'è un light novel e c'è anche il manga. Quindi, di nuovo, penso che l'anime sia quello che è uscito prima. Però... Li metto sempre in ordine, quindi anime, manga e poi light novel. Sì, no, ma intendo anime, manga e poi light novel, ok. Sì. Perché il light novel è quello scritto, quindi non... Sì, e poi ci stanno le illustrazioni in mezzo ogni tanto. Perché... sto cercando... Allora, perché è dello studio... Vabbè, Aichi non mi dice niente. Boh, indifferente comunque, design generali. I design sono carini in alcuni punti, in altri io li trovo forse un po' eccessivi, diciamo, che in... dici, ah, ok, se c'è un cast delle quattro protagoniste molto bombastiche, molto... robe del genere ci sta, ma se sono tutti personaggi che sono appunto uno più quirky dell'altro, o è un videogioco e lo giustifichi così, perché tipo, sì, non l'incontri soltanto nel menu specifico, nello stage specifico, nel negozio, nel... No, ma poi dici, è il taglio proprio grafico del videogioco, quindi... Esatto, e se è un anime, non lo so, potrebbe essere un po' troppo ogni tanto... E effettivamente quello in basso a sinistra è molto da ci metti lo il testo sotto e sembra la schermata di un videogioco. Però, cioè, nel suo, nonostante che non è che mi facciano impazzire, è anche meglio di alcune delle cose che abbiamo visto precedentemente. È anche vero che di nuovo, vabbè, se è prodotto comunque da Square Enix, bene o male, sicuramente. Il manga, il manga, però voglio dire, si vede che qualcosa di buono è stato fatto, capito? Sì, per carità, però appunto, sono poi 13 episodi più novità da quanto ho visto. Appunto, nel suo abbiamo comunque visto precedentemente cose che a livello di design erano forse peggio, quindi nel suo anche ci sta. È molto, ecco, indifferente se dopo si scopre che, no, è una cosa produttrice di videogiochi, roba del genere. Diciamo che la passione per lo studio, per qualcosa di videoludico, è apparente nel suo, nei design, perché appunto dà molto di RPG, dà molto di strategic RPG, nel senso appunto di Sgaea, o simili, nipponici in generale. Ok che molte delle cose di quel genere si associa anche molto al Mao Shoujo, ogni personaggio c'è un colore, ogni personaggio c'è un tema e cose così, però non so. Però la differenza è che appunto dopo Madoka Magica è diventato tutto Moe,
cioè sì, hanno accostato il genere ma quell'onda al... era grande No, infatti, capito, cioè è come se durante questo decennio di sviluppo appunto hanno completamente poi riassegnato, per dire, no, il genere a quello stile proprio grafico specifico, quando invece il genere nasce con un crisma serio fondamentalmente. Sì, no, infatti, infatti diciamo che dopo è stato associato alle bambine, e, cioè perché devono anche... essere per forza bambine, capito? Cioè questo è il fastidio. È anche vero che quando c'hai uno standard che dopo che arriva un altro titolo, quell'altro titolo crea talmente tante similitudini. Sì, sottocategorie, sì, derivati, no, no, certo. Non è tanto quello, altri titoli molto simili adesso... lo standard si sposta, tra virgolette. Sì, sì, questo è un derivato, come tanti altri, di Madoka Magica. Cioè... perché alla fine, effettivamente, nel Mao Shoujo, in particolare con tutte le opere che abbiamo visto, ma in realtà è un po' in generale, diciamo che nel Mao Shoujo si vede di più, essendo che è una sottocategoria, si notano proprio le ere. C'hai l'era, appunto, sì, iniziale, sì, l'era Sailor Moon e l'era Madoka Magica. Che dopo dell'era Madoka Magica fa partire sia l'era dobbiamo fare robe moe, sia ma in realtà le Magical Girl c'hanno un twist, non usano la bacchetta ma usano il sangue, no, il sangue dei cuccioli di fuoco. Che idea geniale, nessuno l'ha mai fatto. Dopo si sono dovuti ovviamente cercare di reinventare il genere, hanno creato dei gimmick che alle volte sono solo ridicoli e non funzionano, ecco perché esatto, poi dopo il twist è che c'è il batacchio sotto la gonnella, esatto, capito, ecco perché poi sfociano nel parodistico a un certo punto, quindi però appunto questo nel suo, in questa era è ok, appunto mi sorprende che non ci sia un videogioco effettivamente, perché questo si presterebbe molto. Adesso controllo, ma non... intanto passo la parola. Ma ripeto, è uno stile molto interessante, no, non funziona assolutamente, perché se è un Mao Shoujo c'è un errore grosso quanto un tier, ossia se tu fai tutti i personaggi completamente differenti non si crea nessuna sensazione di squadra, di team, di coesione, di logica nello spirito appunto della cosa. È un po' appunto perché a me non è mai interessata o piaciuta veramente Madoka Magica, perché sono troppo diverse le maghette tra di loro. Non c'è proprio uno spirito di costume design in realtà coeso o cose del genere. Piace perché piace. Questo invece appunto è un'estremizzazione della derivazione dell'appunto Mao Shoujo con un look iper infantile che però strizza pure l'occhio agli adulti, insomma, perché poi questo non è un prodotto per un pubblico giovane, questo è evidentemente un prodotto per adulti e questa è la cosa peggiore. Cioè, questo è un prodotto destinato a un pubblico di adulti maschile, poi tra l'altro, non è destinato a un pubblico femminile. Quindi capite che c'è un problema nella stanza in questo momento, fra virgolette, che rende l'opera appunto di nicchia, cioè non voglio dire brutalità, però insomma anche il design carino con questi presupposti diventa in realtà un po' sgradevole, perché tu, sapendo a chi è rivolto, con quali finalità, eccetera, eccetera, fai cioè mi fa sentire a disagio, fra virgolette, e non mi piace, quindi diciamo che un po' come, ripeto, Dragon Ball, anche questo ha rotto il cazzo, questo stile ha rotto il cazzo, basta con ste bambinette, basta con Made in Abyss e ste cose così, perché hanno stufato, hanno stracciato i coglioni, vogliamo uno stile come si deve, come comanda, no, con sti hook per persone con problemi e confusioni mentali. Ultima scheda di oggi, facciamo il manga e poi andiamo in chiusura. Inizio a essere mentalmente stanco. Questo è più carino! È molto carino! Ma vaffanculo, vedi, questo funziona! Beh, certo che sta sulla rivista di Square Enix. Infatti, quello lì fa tanto, Questo è caruccio. Pubblicato, sì. Vedi che era quello che dicevo? Sì, questo, se fai, diciamo, la bambina che estrema... Non ha disagio. Effettivamente
Perché non ha senso che mi fai delle proporzioni particolari per una tipologia di personaggio e l'altra no. E quindi quale devo seguire? Adesso ho sentito l'urlo comunque. Inizi sempre te, Ilenia, no? Datemi un secondo. Ok, va a uccidere i vicini e dopo ritorna, ok. Ma chiediamo ai vicini di Ilenia cosa ne pensano di questa opera. Sì, vogliamo dei vicini view. Capite? Perché fidatevi, non lo volete. Perché azzittirli? Coinvolgiamoli per poi insultarli. Per la loro ignoranza, per la loro per essere capre. Aiuto. Sì. Volendo fare un dissing, se sono quelli che credono, so se sanno l'italiano, quindi passiamo oltre. Non fatemi fare battute che poi qui veramente... Allora, sono battute sui triestini, le vuoi fare. Quindi. Sì, no, infatti, non abbiamo diritti. No. Ce li siamo automangiati. Sì, no, li abbiamo rubati a qualcun altro, dopo ci siamo dimenticati come erano fatti. Esatto. Ilenia, tocca a te. Yep. No, devo dire che lo stile così, ecco, adesso sinceramente mi funziona. Ha un senso, cioè si collegano varie cose. E, mi piace tantissimo la cosa della regia, per esempio la prima vignetta in alto della prima tavola. È proprio ben fatta, cioè è proprio ben studiato. È fatto bene. Ma perché, capito? Mi sto chiedendo, ma perché è fatto bene? Sì. Cos'è questa volta? È un po' strano. Forse, già, devo dire la verità, dopo aver visto i giochi di Nero del manga di Little Witch Academia, che erano fatti così bene, quasi mi mancano, quindi mi dispiace per questo manga, perché non è colpa sua, è fatto bene, però mi manca quel nero pieno e il bianco, però effettivamente sono nero pieno diverse. Suprema, sì. Esatto. E, no, però cioè, è fatto bene, è carino nel suo, appunto, cioè, ha molto più senso rispetto all'opera anime, molto più senso. E soprattutto, cioè, nonostante tutto, la bambina, la ragazzina, non so se è la protagonista oppure no, però comunque è un disegno che te lo ricordi, non è... Sì, no, funziona, no, così funziona, sì. È carino, cioè, però funziona. Sì. Forse riserve sul mostro, ma non sono esperta di creature design, quindi passo la parola a Gian che saprà dirci qualcosa in più. È vero, finiamo con un creature design oggi! Allora... Io per una volta arrivo dall'altra parte, perché le carte mi piacciono, il resto non mi piace. Non che sto proteggendo qualcosa che mi stava piacendo di più, ma non so, non... a livello di proporzioni mi piaceva forse un po' più l'altro, ma capisco che io vengo da un mondo più di gusto ludico che non altro, quindi magari anche più per quello. Diciamo che, allora, a livello tecnico, assolutamente, belle inquadrature, bei usi di retino, di nero e roba del genere, il mostro ci arrivo. però, appunto, il resto, non lo so, mi dà di... a parte la reazione spaventata di lei... Il resto mi dà di un po' di già visto, quindi forse per quello che non mi convince pienamente. Il tratto è un po' meno sicuro di cosa vuole fare grosso, cosa vuole fare sottile, tanto che la faccia della tipa con gli occhiali un pochettino si perde nel suo. Però di nuovo, gusto personale completamente. Il mostro, io sono fottutamente stanco della gente che dice «Oh, dobbiamo fare un mostro che deve essere inquietante! Che cazzo ci mettiamo? Delle cuciture! Perché sai, oh, il motivo per rendere inquietante qualcosa è dimostrare che qualcuno l'ha già tagliato! E quindi sei tipo «Oh, allora no!» Non hai imparato la lezione... Dipende da quale, perché non le imparo mai. La lezione di... La lezione di...
questa è Halloween, questa ah, è Halloween. Sì, no, Halloween. Assolutamente. Però quello e non era che tipo, oh mio Dio, Jack Skeletor, no, Jack Skeletor non ha, oh mio Dio, il bambino grasso che guarda verso la fontana con l'amico Zucca, ah, lui sì che è il boss finale. Cioè, è l'unico che mi ricordo per le figure. Il qua è tipo... a tutti te ne esci con il bimbo grasso, il bambino grasso, posso dirlo, è del mio clan, c'ho il fat past io, quindi... cazzo, guarda. Comunque, no, non so, a me non piace quando è tipo, ah sì, il mostro è un dinosauro con le cuciture, però vabbè, di nuovo, non è che mi aspetto che era tipo, oh, fighissimo, una cosa mai vista prima. È un mostro classico che appunto si fa quando si è un po' più acerbini sul creature design in generale. E infatti basta che andate a vedere un sacco delle mie creature, sono piene di cuciture, stranamente. Quindi razzolo bene, no, predico bene, razzolo male. Quindi sì. No, non so, sarà che... mie cliché, ecco, a livello di forma della creatura, però questo a livello di proporzione non so, non è che l'altro mi piaceva, per carità, però se devo scegliere avrei scelto l'anime in alcune cose. Nel primo piano, come diceva Elenia, nel primo piano, primissimo piano, scusami, il dettaglio degli occhi, là invece è figo come inquadratura, come tutto quanto, anche la carta, il lei che si spaventa con lo Silverstone, non lo so, non lo so, passo la parola a me? Sì, a te. Ok, ah no, dico solo, no, ho già detto, molto carino, mi piace molto, mi convince molto di più dell'anime originale, stranamente per una volta, vedi che sorprendenti certe live. Mi fa tanto ridere il mostro perché sembra la versione scartata di Drago Bianco Occhi Blu, praticamente, no? Cioè, sembra uno scarto, forse anche questo è un gigaleak di Game Freak, fondamentalmente. Gli hanno copiato il design, non so, dei de Pokémon da prima generazione che sono stati scartati. Insomma, questo è un po' brutto. È molto Digimon. Si vede, diciamo, quando un autore o un'autrice non sono veramente coinvolti o non conoscono quella branca del design, e invece di chiedere aiuto a qualcuno che glielo possa fare al posto suo, fatto bene, lo fanno da sé e viene un po' fuori sta ciofeca, però va bene così, ci sta pure bene. Molto carina la tavola centrale, anche se effettivamente, visto lo stile semplicistico, questa autrice o quest'autore gioca molto di più sulle ombreggiature dei retini, per dare appunto, no, spessore e ricchezza alle tavole, quando invece, come dicevano Gianluca e Ilenia, molto più efficace My Hero Academia, Little Witch Academia, il manga, perché rimane con quel bianco, nero e grigio piatto, tutto piatto, che però lo fa sembrare più grafico, lo fa risaltare di più. Qui invece si vede tanto, tanto, tanto l'uso massiccio proprio del digitale. Perciò può piacere, può non piacere. Penso che sia perfettamente in linea con la rivista appunto della Square, che ha proprio questo gusto un po' digitale, un po' game effettivamente, però bello, a me piace molto, mi piace molto di più, cioè è un manga che guardandolo direi, beh sai, forse alla scan un'occhiata gliela do, giusto per curiosità, perché è una cosa che funziona, nel suo piccolo funziona. Detto questo, abbiamo finito. Solo una cosa, prima che abbiamo finito, non voglio fare falsa informazione, non, con quello che dicevo non voglio dire che le cuciture sui mostri non ci vanno, assolutamente. No, vanno fatte come tutto con criterio. Esatto, con criterio. Perché se tipo un qualcosa che è stato creato in laboratorio ci metti la cucitura e roba del genere... una chimera, un qualcosa del... ma no, ma è quello che diciamo sempre, cioè il character design deve avere senso, deve avere senso, se uno lo fa a cazzo rovini realtà, tutto. Questa è l'ultima cosa dopo che finiamo, giuro, è una cosa che guardate chat spesso, sì, è un Gagagigo effettivamente, molto simile, è un mostro di Yu-Gi-Oh! il Gagagigo. Molto spesso in anime e roba del genere, in cui appare tutto d'un tratto un mostro e si vede che il creature design è, come si dice, un po' carente, stranamente escono sempre lucertoloni o cosi coperti di cuciture, oppure è tipo l'orco classico. Sì, sì. E soprattutto lo vedi che è tutto un singolo corpo. Ho finito. Bene, io rispondo a Punctor e poi andiamo in chiusura. Allora,
io sono 4 anni che cerco di fare una live sui Digimon, ma Giorgio me le vieta. Quindi, riscattala, visto che hai i punti. Esatto. Così, dai, così te la blasto come non ci fosse un domani. Ecco. Boh, comunque, per oggi finita. Ce l'abbiamo fatta. Fatto. Settimana prossima tocca culo di gallina. Ok. Non è vero, non esiste quello di gallina, l'avevi disegnato. No, settimana prossima One Piece, facciamo quello di gallina. Ippopotamo, Batman e vari altri. Ma adesso. Settimana prossima voliamo con i Chirodo, va bene. Dopo mi dirai che Luffy ha un Gear 4, dai. Detto questo, ragazzi, vi devo proprio salutare adesso, perciò saluto anche i miei colleghi qui live, perché devo scappare veramente. Sì, riscattatela, perché così se riscattate tutto ciò che volete che io insulti, e lo farò. Detto questo, ciao a tutti, Dragon Ball.